Tanti auguri. Di pagliacci pagliacce, cosa cazzo, e benvenuti in questo nuovo video specialissimo della vita reale. Già, perché questo video, ragazzi, è un video che doveva essere collegato a regola d'arte con la vita reale italiana, dove adesso ci sono Ronaldo, Fedez, appunto, e Chiara Ferragni, che sono protagonisti ancora una volta in questo video. Dovrebbe essere collegato a quella serie. Ma essendo che oggi, ragazzi, il loro matrimonio è un video speciale, perché non farli sposare anche su GTA? Quindi, ragazzi, cosa importantissima, cerchiamo di far arrivare questo video a Fedez e Chiara Ferragni, così glielo facciamo vedere quanto sia figo e quanto mi sia fatto un mazzo così per farli su GTA con il completo da sposa, che è stupendo. So se mi intendo. Un video molto particolare e speciale per il nostro Fedez. Speriamo che Chiara non si incazzi. Quindi mi raccomando, ragazzi, un bel mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici, perché è un video molto inedito che ho deciso di portare proprio in onore del loro matrimonio reale, che si farà stasera, se ho ben capito. In ogni caso, auguri. Taggate nei commenti Fedez e Chiara Ferragni e mandateglielo anche in direct su Instagram, ragazzi, come ho fatto io, come farò io, perché, beh, almeno lo vedono, per speriamo. E come vi dico sempre, se a fine video volete essere salutati, potete farlo, dovete farlo, basta che mi seguite su Instagram, trovate qui e scrivete @realanthony e potrete avere la possibilità di essere salutati a fine video. Quindi, ragazzi, siccome sapete che ci tengo 2 minuti, mi raccomando, passateci. Dai, lo potete fare e lo dovete fare, mi raccomando. Ok, ragazzi, buongiorno e scherè dal nostro Fedez, il nostro Federico, ragazzi, devo essere sincero. Ci siamo appena alzati, infatti no, non vado di nuovo get into bed perché mi sono appena alzato, lascia stare letto, basta. Allora, ragazzi, ci siamo alzati, oggi dovrebbe essere il giorno del nostro matrimonio, cioè dovrebbe essere domani mattina presto. E oggi, diciamo, lo abbiamo come libertà, come ultimo giorno da scapolo, ecco, vediamolo in questa maniera. E quindi, bomber, tutti quanti faremo festa con i nostri amici, andremo allo strip club, faremo casino, insomma, l'addio al celibato classico che si fa la sera prima senza vedere la propria futura moglie. Penso che si sappia che questa tradizione si faccia ovunque, immagino, penso, sì, non so, forse, non so, sì, vabbè. Faremo bordello! Ragazzi, dato che mi sono appena svegliato dal pisolino pomeridiano, adesso vado su a salutare Leo, Chiara, perché ovviamente ce ne andremo, anche Chiara andrà via con sua madre e sua sorella, infatti sono già arrivate, dovrei salutarle. Ciao Leo! Ciao! Ciao Chiara! Ciao Marina, ciao Francesca, penso sia Francesca, ma non so, vabbè. E bella Leo, guarda, oh, scusa, ecco, vedi, questo succede quando stai troppo tempo al telefono, Chiara, hai visto? Non lo farei più. Oddio, ragazzi, era glitchatissima. Ciao Leo, sei un pacioccone. Questo bambino più va più avrà la testa più grossa della mia. Immagino di sì, immagino che avrà la testa più grande della mia. Ragazzi, in ogni caso, Chiara non sembra arrabbiata, ma sta dicendo di non fare cagate il giorno prima del nostro matrimonio, perché quando lei ha fatto il suo addio al celibato annubilato, oddio, mi sta venendo le crisi mentali adesso, insomma, quando ha fatto quello che doveva fare, non ha fatto cose sgarranti, ecco. Quindi ha detto di fare attenzione e niente. Ciao Leo, ciao Chiara, ciao Leo, ciao Chiara, va bene? Sì, starò attento. Ciao a tutte, ci vediamo domani mattina per il matrimonio. Spero di fare prestissimo. Adesso, ragazzi, è ora di fare casino con i nostri amici e tutti quanti, perché questa è l'ultima giornata da single, cioè diciamo così, da scapolo. Oh, no no, te devi chiudere, devo andare giù. Ragazzi, siamo sulla nostra Porsche. Indovinate dove andremo adesso? Esatto, andremo alla discoteca più famosa di Los Santos, dove penso ci saranno i nostri amici e io credo, no, cioè speriamo non ci facciano brutte sorprese, perché a volte le fanno brutte sorprese. Insomma, andremo lì a divertirci. E poi, ragazzi, non so cosa succederà, spero di alzarvi presto domani mattina, perché alle 12:30 precise di domani Fedez dirà sì a Chiara Ferragni, Chiara Ferragni dirà sì a Fedez. Bama Mamas, che è la discoteca che anche Cristiano Ronaldo ci ha consigliato per fare festa. Infatti, ragazzi, Ronaldo, come avrete ben capito, ormai amico di Fedez, verrà al nostro matrimonio, cioè verrà sia alla festa stasera sia domani al nostro matrimonio. No, non mi assumo nessuna responsabilità, perché solitamente da dia al celibato succede il casino, vi avviso. Posso entrare? Perfetto, grazie zio, grazie.
Ok ragazzi, come ben sapete tutti, si chiama il De Ferragnez, il matrimonio rinominato da Chiara e Fedez in persona. Non capisco solo una cosa ragazzi, chi ha chiamato le stripper e le brasiliane? Sicuramente ragazzi sarà stato Cristiano Ronaldo, oppure sarà stato Galli, non lo so, sarà stato qualcuno insomma, ma si sta per capire più niente. E io penso che stia partendo il vero e proprio drop della serata ragazzi, quindi non perdete assolutissimamente, perché Fedez in questo momento sta a casa e stanno ballando tutti quanti al ritmo e non si sa quello come andrebbe a poter... Non riesco più a parlare, non mi senti, mi sentite, mi sentite, mi, voi, mi sentite? Oddio, oddio Fedez, che diavolo hai combinato ieri sera? What the fuck? Oddio, ragazzi, ci sta un petto nudo qui di fronte a me. Oh merda, ma è giorno fuori. Oddio ragazzi, che ore sono? Fedez, alzati. Fede, alzati, che ore sono? Oddio, quante sono? 1, 2, 3, 4, 6 stripper. Fedez, che hai fatto? Ok ragazzi, c'è un problema. Federico è ubriaco marcio. Siamo deidratati, senza vita, senza niente, devo bere qualcosa. Che ore sono? Riesco a malapena a leggere il telefono. Oh cacchio, stavo per cadere. Le 12:11! Oddio ragazzi! E c'ho un botto di chiamate perse! Chiara mi starà chiamando per dire dove sono, tra 20 minuti inizia il matrimonio! Oddio, oddio, oddio! Ragazzi, cercate un modo per tornare a casa, io devo andarmi a sposare! Fatemi bere un po' d'acqua, cos'è questo, caffè? Non ho tempo! Non ho tempo ragazzi, dobbiamo uscire e andarcene. Non ho la minima idea di dove io abbia lasciato la macchina. Non ho manco il vestito. Vabbè ragazzi, questo matrimonio si dovrà fare con una felpa Supreme e un pantalone di Zara da 20 euro. Non possiamo fare altro. Dov'è la moto d'acqua? Ragazzi, non c'è la moto d'acqua, io come torno arriva? Ragazzi, non ho altra scelta. In acqua, no, sono pure caduto male. Corri Federico, corri, dobbiamo andarci a sposare. Sì, la vedo ragazzi, ma... non potrà essere mica la mia Porsche. Oddio ragazzi, sono tutto bagnato, fradicio, puzzo di alcol, di schifo. Ma è modo di andarsi a sposare. Vabbè, comunque ragazzi, non possiamo di certo fare buca. Meglio presentarsi così che non presentarsi però. Oddio ragazzi, tutta scassata. Ma che è successo ieri sera? Oh mio Dio, povera Porsche che Chiara mi ha regalato. Vabbè ragazzi, non c'ho tempo, risolveremo tutto. Ok ragazzi, sono ubriaco marcio, bagnato di sudore, di acqua, di schifo, di tutto. Sto prendo 3000 carte di stradale avanti. Non ci credo che sta succedendo. Insomma, dobbiamo andare al nostro matrimonio e sbrigarci. No! Oddio Fedez, povera Porsche, la stai distruggendo, astrai. Dobbiamo andare subito al nostro matrimonio perché Chiara ci sta aspettando ragazzi. Mancano poco, meno di 10 minuti. No! Oddio, paraurti completamente di dietro, devastato. E per non capire... i vetri che non esistono più. Comunque sbrighiamoci, la chiesa meno male ragazzi è qua vicino, è praticamente quella che sta accanto, quindi dobbiamo sbrigarci veloce, veloce. Speriamo di non crepare adesso. Wow, con la chiesa. Ok ragazzi, io parcheggio qui, me ne frego sinceramente di dove parcheggiare. Parcheggia qui Fede, non farò vedere a nessuno che la tua Porsche, bravo, qui dietro dovrebbe essere nascosta. Ok ragazzi, la sbronza sembra che sia passata, ma Fedez è ancora un po' mezzo rimbambito, guardate, l'hai lasciato la porta aperta. Cosa, perché chiudi là? Ok ragazzi, dobbiamo sbrigarci, purtroppo devo presentarmi così, non posso farmi altrimenti, meglio che dare in buca sicuramente è. Oh santa miseria ragazzi, sono le 12:50, devo darmi una mossa, scusate, permesso, sono ubriaco, fate passare un povero uomo ubriaco. Ok ragazzi, siamo arrivati, ecco qui c'è la chiesa, qui ci sono tutti gli invitati, scusate, scusate del ritardo a tutti, dov'è Chiara? Ragazzi, lì è Chiara, lì è Chiara. Ciao, 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 scusate, ciao a tutti, ancora devono arrivare tutti a quanto pare, oppure se ne sono andati. Chiara! Sono qui tesoro, scusa per il ritardo, scusami tanto, ma sai, ho avuto dei problemi con delle ragazze, cioè no, volevo dire con delle persone. Ragazzi, a quanto pare Chiara sembra incazzata nera perché abbiamo fatto un ritardo della Madonna e non voglio che sia sospettosa sul fatto che puzzo di acqua, di alcol, eccetera, eccetera. Ragazzi, quello che sarebbe dovuto essere un bel matrimonio all'italiana si è trasformato in una serata di alcol, droga, donne e non so che altro. Quindi...
Speriamo che il povero Fedez ce la faccia. Comunque Chiara lo perdoni per questo sgarro mega galattico. Per cui se il video vi è piaciuto, assolutissimamente, fatto su GTA, quindi ragazzi, con un pizzico di GTA, rivisionata da GTA, un bel mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video e condividete il video con i vostri amici e soprattutto taggate Fedez e Chiara Ferragni su YouTube, Instagram, dove vi pare, e facciamogli arrivare sto video un po' diverso dal solito. Sì, dai, ci sta, un po' diverso dal solito. Poi premesso, saluto gli ultimi di voi su Instagram. Saluto Giuseppe Troisi 7, Salvatore Rede Michele, Mario 9660, Marco Ghesa e sono un bianco. Io sono un nero. Scherzi a parte. Ciao ragazzi, questi sono i 5 bomber di oggi. E se anche voi volete avere la possibilità di essere salutati dal nostro Fedez ubriaco, prendete il telefono esattamente come fa lui e venitemi qui a seguire su Insta. Esatto ragazzi, perché se mi vedete a seguire su Insta avete la possibilità di essere salutati in tutti i miei prossimi video da Fedez ubriaco e da Ronaldo in base a chi giochiamo. Per cui mi raccomando ragazzi, ci mettete solo 2 secondi, venitemi a seguire su Instagram, basta che cercate @RealAntony e ve ne fa facile. Direi che per questo video è tutto. Qua il prete che ci sta per sposare, Chiara Ferragni incazzata. Insomma, l'unica cosa buona è il tempo, ragazzi. È tutto. Grazie per aver visto il mio video sul De Ferragni rivisitato su GTA 5. E ci becchiamo al prossimo video. Ciao!